dell'età anagrafica. Sul punto 3, la riformulazione: a considerare ogni atto di competenza affinché siano salvaguardati gli attuali livelli occupazionali di tutti i lavoratori impiegati presso l'ente, anche alla luce del progetto di crescita illustrato di Poste. Grazie. Le chiedo solo un'ultima cosa. Sulla prima riformulazione della mozione Rampelli, copre tutte e due i dispositivi? Sì, propongo una riformulazione che riguarda, unico. Diventa un unico punto. La ringrazio. Bene, passiamo alle dichiarazioni di voto. Ha chiesto di intervenire il deputato Oreste Pastorelli. Ne ha facoltà. Grazie signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi. La mozione di maggioranza rispetto alle altre concernenti il medesimo tema delinea per il Governo un preciso piano d'azione da seguire al fine di tutelare le reali esigenze della cittadinanza in temi di servizi universali, tra i quali quelli postali. Sebbene noi apprezzeremmo un radicale ripensamento del piano strategico 2015-2019 di Poste Spa, l'impegno del Governo a monitorare l'impatto del piano di razionalizzazione della rete degli uffici postali sui livelli occupazionali, così come quello a far sì che non siano le piccole comunità montane e rurali a pagare il sacrificio maggiore derivante dall'attuazione del suddetto piano. Sono obiettivi concreti. Come già ho avuto modo di dichiarare,